Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio Alessandro e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qua con un nuovo episodio di Minecraft. Prima di iniziare, come sempre, 100 like per il prossimo episodio. Nello scorso episodio, ragazzi, siamo riusciti a prendere ben 9 diamanti, che, anzi, sì, 9 diamanti, uno l'ho usato per la libreria, e, anzi, scusate, per il tavolo degli incantesimi. Quindi, ragazzi, io direi di mettere tutti quanti i diamanti qua dentro, che questa qua è un po' la zona delle cose un po' più preziose con spada e piccone. Di diamante. Quindi adesso ragazzi, in questo episodio ci eravamo decisi, diciamo, di andare a prendere un po' di pelle perché volevo concludere la libreria che è questa qui qua sopra, ragazzi, che così almeno riempiamo un po' questa stanza. Di chiudere un po' qua, ragazzi, ce ne servono 15, quindi ci serve tantissima tantissima pelle. Quindi io direi di non di squartare le mucche che stanno qua, anche se non sarebbe male come idea. Però non sono così cattivo, diciamo, almeno all'inizio proviamo ragazzi ad andare a cercare qualcosa fuori. Se poi dopo non troviamo nulla, ragazzi, io mi dispiace, ma mi servo delle mie mucche perché ormai, ragazzi, come ho detto all'inizio dello scorso episodio, mi sembra, questa sera, ragazzi, sta per finire. Sta per finire perché voglio passare su PC. Sto giocando in questi giorni su PC, sto giocando molto. Quindi qua c'è un buco incredibile. E tu ci vai dentro, tu, no? Non ci andare dentro. Però se uccido questo forse mi dà la pelle, vediamo. No, non mi ha dato niente. E niente, ragazzi, quindi andremo un po' in giro a prendere un po' di pelle. E stavo dicendo nel prossimo episodio, ragazzi, anzi no, non dal prossimo episodio, stavo dicendo questa serie sta per finire. E quindi dai prossimi episodi probabilmente arriverà l'episodio finale, diciamo. Io vorrei concludere questo episodio cercando di andare nel. Lì c'è un pozzo! Lì c'è un pozzo! Lì c'è un pozzo, lì c'è un pozzo. Interessante. Dopo ci andremo, ragazzi. Può darsi che c'è un villaggio nei paraggi. Anche se io questa zona di mappa l'ho anche già visitata. Quindi probabilmente era quel pozzo famoso che tutti quanti avevano visto tranne io. E poi alla fine non c'era nessun villaggio vicino. Adesso comunque ci andiamo a dare un'occhiata. Fatemi alzare un attimo la telecamera così. E andiamo a darci un'occhiata, ragazzi. Noi siamo sempre alla ricerca di mucche per squartarle un po'. Qua c'ho il piccone in mano, non so perché. Prendiamo la pala che in questo momento ci sembra più utile. E andiamo via, saliamo questa montagna grande. Ma c'è un villaggio qua, ragazzi. Un villaggio proprio vicinissimo casa. Ho un villaggio attaccato alla casa, ragazzi. Ho un villaggio attaccato alla casa. Questo è molto interessante. Molto interessante. Non è che hanno qualche libreria questi, perché di solito quelli con il coso qua, che cosa è successo qua dentro? Oddio. Di solito quelli con il villaggio nella foresta hanno sempre qualche libreria, no? Qua sparsa, forse in quella casa grande. Fatemi fare un giro qua, ragazzi, è la dimostrazione che io sono già passato da qui. Si vede qua tutto squartato. Vediamo qua se c'è qualcosa. No, case vuote. Quindi niente. C'è solo questa casa grande. Speriamo che hanno qualche libreria. Sinceramente non mi ricordo, ragazzi, se c'hanno qualcosa. Vediamo un po'. No, non hanno niente. Niente di niente. Quindi un villaggio completamente inutile. Qua non si poteva neanche uscire. E quindi niente, questi non hanno praticamente nulla. E niente, è stato bello. È stato bello, vediamo voi avete. No, qua questi mi danno lo smeraldo. Finalmente, ragazzi, sei contento che ti ho aperto la porta? Adesso puoi entrare a casa tua. Finalmente, era tutto contento quello. Secondo me, non entrava. Non è mai entrato a casa sua quello lì. Comunque, andiamo in giro, ragazzi, e vediamo un po' se c'è qualcosa. Adesso vi faccio anche qualche taglio. Se magari diventa abbastanza noioso vedere a uno che gira per la mappa. Quindi, ragazzi, ci vediamo quando troviamo un animale da uccidere. Ecco qua, ragazzi, lì ci sono dei cavalli. Adesso non so se mi conviene uccidere un cavallo oppure mi conviene addomesticarlo. Si sta facendo notte, mannaggia. Però, ragazzi, io proverei a ucciderlo perché tanto non credo di addomesticare un cavallo. Quindi proverei ad ucciderlo. Sì, mi ha dato la pelle. Mi ha dato 2 di pelle. Bravo cavallo, bravo. Quindi ci servono i cavalli. Abbiamo capito che i cavalli sono buoni per la pelle. E lì ho visto anche una mucca lì, ma non credo che ci sia. Anzi, una pecora. E quasi quasi, ragazzi, se continua a far notte, io ho quel villaggio lì. Io quasi quasi me ne vado a dormire nel villaggio. Mi faccio un bel letto nel villaggio e me ne vado a dormire. Uno di lana, però non credo di faccia, ragazzi. Mi serve altra lana. Cavolo, quando ci servono le lane non ne troviamo mai, mai. Proprio mai.
una pecora nera non credo che si possa fare con una rana nera e una bianca, quindi tutto nero, tutto bianco. Dice un'altra mucca, ragazzi, quindi corriamo. Altri maiali, ragazzi, forse riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Anche uno scheletro, devo ucciderlo, lì c'è qualcun altro, no, una mucca. Devo ucciderlo, uccidilo, perché sono lentissimo io? Muori. Lì c'è un creeper, lì c'è un altro cavallo. Ok. Siamo messi bene. Via 3. Te, ragazzi, devo trovarne tipo tantissime. Tipo tantissime, una quantità indefinita. Siamo a 5. Muori, creeper! Mamma mia. Muori. Ok, morto, così mi dà anche la pietra focaia. E vediamo un po', ragazzi. Ho visto un'altra mucca qua, l'avevo vista. Eccola lì in fondo. Anche lì c'era qualcuno. Dopo ci torniamo, sì, però, ragazzi, non posso rischiare così, io non posso rischiare così. No, 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 si è rotta la spada. Si è rotta la spada, si è rotta la spada. Lo sapevo. Tutto a me, ragazzi, tutti a me. Tutti a me, ragazzi, tutti a me. Ho una spada di riserva. Dimmi che ce l'ho. Meno male, ce l'ho. Abbiamo tipo 20 frecce incastrate in faccia. Vabbè, dettagli, ragazzi, dettagli. Recuperiamo un po' di salute. No! Creeper, mannaggia, creeper. Io vi odio, ragazzi. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Non ci posso credere. C'ho 5 minuti, mi sembra, per andare a riprendere la roba. 5 minuti, ragazzi. 5 minuti di corsa. La mappa. Forse ce l'ho. Forse ho una mappa qua. Ho una mappa vuota. Dimmi che è la mappa vuota. Esatto, così almeno ci può dare una mano. Usala. Ok, era di là, ragazzi. Era di là. Era esattamente dritto di qua. Dritto di qua. Via, ragazzi. Si corre. Adesso si corre. Corri. Dai, ragazzi, dai, avevo anche trovato 5 di pelle. 5 di pelle avevo trovato, ragazzi. 5 di pelle. Quindi erano anche abbastanza buone. Riuscivo a fare forse anche un paio di librerie. Cavolo. Non posso però morire sempre così, ragazzi. È la seconda volta che muoio così. La seconda volta che un creeper mi prende alle spalle. Seconda volta. Non è possibile. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Dai, veloci. Era di là, ragazzi. Era in queste zone di quadrito. Quindi dovrei farcela. Fortunatamente ero vicino casa. Abbiamo anche il villaggio vicino che ci può dare tipo un... ci può essere un segno. Dai, veloce. Ecco lì il pozzo. Dai, ci siamo. Forza, ragazzi, non posso perdere tutta quanta la roba di nuovo. E più mi dispiace, ragazzi, per la pelle. Perché 5 di pelle, poi non so cos'altro avevo, ragazzi, se avevo qualcosa di importante, non me lo ricordo se avevo portato qualcosa di importante. Comunque, vabbè, saliamo qua veloci, ragazzi, che avevo già scavato tutto qua per salire. Tutto quanto qua veloce, avevo fatto tutto quanto prima, perfetto. Adesso, veloci qua. Di là, ragazzi, devi correre tu. Perché non mi corre l'omino? Dai, corri. È là la roba, ragazzi, era qua vicino alle montagne. Era vicino alle montagne, però non mi ricordo dove, cavolo, forse lì. Non lo so, ragazzi, non lo so. Forse avevo cambiato di qua. Il deserto mi sembra di non averlo attraversato, forse era di qua. Non lo so, ragazzi, forse qua avevo detto del cavallo. Lì sopra c'era il cavallo, forse. Forse c'era il cavallo lì, ragazzi, forse c'era il cavallo qua, perché ha detto. Non lo so, cavolo. Dai, proviamo ad andare di qua. Perché, ragazzi, perché? Perché devo perdere sempre tutto io? Perché? Perché? Spiegatemelo perché. Qui non c'ero passato, qua. No, ragazzi, no, non siamo qua. C'erano delle montagne, c'erano. Non vedo nessuna montagna qui. Forse qua. Sì. La mia spada, ecco qua. Sì, ragazzi, completamente a caso. Sì, tutta quanta la mia roba. Tutta quanta la roba. Venite. Venite qua. Vi ho ritrovato. Eccomi qua. Vi ho ritrovato. Mamma mia, meno male, ragazzi. Meno male. Almeno una cosa buona ci è andata bene. Almeno una cosa ci è andata bene qua. Almeno una cosa. Stiamo attenti ai creeper, ragazzi. Forse perché gioco senza volume e quindi non me ne accorgo che spawnano. Qui c'è anche una miniera qua. No. Forse per questo, ragazzi. Forse dovrei giocare col volume. Vediamo, ragazzi. Vediamo. Comunque, 5 di pelle ritrovate. Adesso ce la mettiamo qua. Risistemiamoci la roba cercando di non morire. Torce. Il piccone. La spada qui. Prima cosa. Le torce 64, mi prendo le torce da 24. Anche la carta, ragazzi, mi ero portato la carta dietro. Perché? Perché? Perché mi sto incastrando tutti con i fili qua?
Perché ragazzi? Perché? Perché? La pala e quindi niente. Andiamo così ragazzi, andiamo a trovare un altro po' di pelle. Quanti minuti sono? 10 minuti, altri 5 minuti ragazzi, ci rendi. Anche la pietra focata del maledetto creeper probabilmente. Uccidiamo ragazzi tutti quanti i maiali sperando che ci danno della pelle e della carne anche, perché ci serve anche della carne ragazzi, anche se stiamo a posto col mangiare. Mangiamo un altro po' di patate, stanno per finire, 24, comunque vabbè, ce ne abbiamo altre a casa, ormai mangio infinito. Ho visto un cavallo qua ragazzi con la coda dell'occhio, forse mi sono impressionato, o forse no, oh sì, mi sa di sì, mi sono impressionato. I cavalli ragazzi mi hanno dato due di, ecco là, un asino forse, un cavallo, un asino, non so cosa sia questo, uccidiamolo. Questo qua mi dovrebbe dare la pelle sicuramente, esatto, un altro po' di pelle, anche la pecora. E l'altra pecora, perfetto, perfetto. Un'altra mucca qua, ragazzi. Questa è la zona da caccia. Ormai è ufficiale, ragazzi. Questa è la zona da caccia. 7 di pelle. Ragazzi, adesso non so quante ne devo prendere. Comunque, io ne uccido un altro po'. Poi torniamo a casa, ragazzi. Vediamo quante ne abbiamo fatte. Perché adesso mi sembra che me ne serve una per fare un libro. Cavolo, una per fare un libro. Per la libreria ci servono 3 libri. Quindi 3 per fare una libreria. Cavolo. Allora non ce ne andiamo più da qua. Mi sa che non ce ne andiamo più da qua. Siamo tipo fino a domani. Fino a domani a cercare la roba. Però ragazzi, finché ci sono tantissimi animali qua, io li uccido. E siamo a 10. Boh, continuiamo a uccidere un altro po' di animali, ragazzi. Poi fatemelo sapere qui sotto nei commenti se volete dei tagli oppure no. Magari vi taglio qualche pezzettino un po' noioso. Se magari non volete vedere uno che taglia, uno che uccide, che squarta la gente in cerca di pelle. 10 di pelle, niente, non mi danno la pelle, niente. Vieni qua. Non mi danno la pelle, cavolo, cavolo, cavolo. Lì c'è un lupo, ragazzi, quindi dobbiamo ucciderlo. Devo trovare cavalli e asini alla fine, perché sono loro che mi danno la pelle. Oppure anche i lupi. Io non vorrei rischiare di attaccare un lupo, perché so che te ne attacchi uno, dopo il branco ti si ricorce, ti torce contro, quindi. Boh, proviamo a ucciderne uno, vediamo. Ecco, sì, tutto il branco. Però cosa mi danno? Non mi danno niente. Non mi ha dato niente. Solo esperienza e niente. Quindi non mi danno proprio niente. E quindi niente, peccato. Peccato, peccato, peccato. Vediamo se c'è qualcosa in giro. Se no, ragazzi, io direi di concludere l'episodio qua. E un'altra mucca lì. Andiamo a ucciderla, ci stiamo addentrando nel deserto. Altra pelle, questa mi ha dato la pelle. No, sto trovando cibo ovunque. Un cavallo. Mi spiace uccidere i cavalli, ragazzi, perché avere un cavallo mi sarebbe piaciuto. Quante me ne ha dato? No, mi ha dato niente, non mi ha dato. Ragazzi, non mi stanno dando la pelle. Non c'è neanche più la roba per metterla. Cioè, non mi stanno dando più la pelle, non mi stanno dando niente. Non mi stanno dando più niente. Dov'è la mucca che se n'è scappata? Dai, anche la mucca mi scappa. Non mi stanno dando niente. Qua le piume per. Un po'. No, non posso prendere più niente perché non ho spazio. Devo buttare via qualcosa. Cosa butto? Un'ascia di legno, via così. E prendiamo. Anche il pollo vorrei prenderlo. Cosa ho questa? C'ho una lana nera, le frecce, la lastra, via così con la lastra. Prendiamo il pollo. Che ci dà molta salute. Lì ci sono altri cavalli. Mi sembra li vedo in lontananza. Comunque, ragazzi, questo episodio è andato così. Se caso non è un po' noioso. Mi dispiace. 3 di pelle mi ha dato quella mucca. Buono. Buono così. Uccidiamo un altro po'. Uccidiamo queste qua, ragazzi. E poi l'episodio finisce qua. E magari dal prossimo episodio cerco di prendere un po' di lana. Un po' di pelle io per fatti miei. Però penso comunque con 13 possiamo fare qualcosa. Boh, adesso vediamo. Comunque, adesso proveremo a tornare indietro, ragazzi. Vediamo un po'. Facciamo un giro un po' di là. Vediamo se c'è qualcuno. Comunque, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Poi dopo vedo io se riesco a trovare qualche altra lana qua in giro. Anzi, qualche altra pelle. Scusate, mi confondo sempre. Noi ci vediamo con un prossimo episodio, ragazzi. Lasciate un like. Cerchiamo di arrivare a 100 like. Altri 2 di pelle, ragazzi. Le mucche mi danno parecchia pelle. E ragazzi, io quasi quasi, ragazzi, starei. Tanto per ripetere 1000 volte, ragazzi. Starei per l'idea. A voi non vi uccido più perché non mi date niente. E rischio anche di morire. Perché siete comunque gli unici che reagiscono. Direi ragazzi di uccidere le mie mucche che ho nel recinto. Magari ne uccido solo tutte tranne due.
così magari riesco a farle riprodurre di nuovo. Uccidiamo questa mucca, ultima mucca qua, ragazzi, e poi dopo l'episodio finisce qua. Come sempre, ragazzi, seguitemi. Tu vieni da me, ecco qua, mi ha dato un po' di pelle, sì, altra 16 pelle. Siamo a 16 pezzi di pelle, un'altra mucca qua, ragazzi, ormai questo episodio non finisce più. Altra mucca, altra pelle, no. No, comunque ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo con un prossimo video, vediamo qua da qua sopra se riusciamo a vedere qualcuno, ci vediamo con un prossimo video, lasciate un like, bello!